Alcuni mesi fa abbiamo parlato di come comportarsi durante una serata per un DJ che si trova insieme ad un musicista dal vivo. Adesso invece diamo qualche consiglio ai musicisti che decidono di collaborare con i DJ durante le serate o per gli eventi. In molti mi chiedono dei consigli. Ne conosco tanti di sassofonisti, percussionisti, di musicisti in genere, insomma, sia che suona nelle band, sia che studia al conservatorio, eccetera. Il consiglio che do a loro è un po' quello che do ai DJ che vanno a cominciare. Inizialmente si parte dalla musica. Come per i jazzisti è importante avere un linguaggio, conoscere i vari stili, i generi, i grandi della storia, come suonano, cosa suonano e perché. Così è importante fare lo stesso quando si tratta di andare a suonare in una discoteca oppure insieme a un DJ per un evento. Inizialmente si parte dalla musica. Quello che noto e quello che critico sempre è una certa sufficienza da parte di alcuni di loro. Cioè, vabbè, che vuoi sia, io suono in orchestra, sono un super diplomato, eccetera, eccetera, che voi mi ci voglia fare due note. E no, non è quello il punto. Puoi fare anche le note più belle del mondo, ma se sono in un linguaggio completamente alieno a quel tipo di musica, a quel tipo di serata, non farai mai niente di buono. E le riconosce subito quelli di questo tipo qui, da una caratteristica: sono quelli che suonano sempre. Bene, la prima cosa da fare è suonare nei momenti giusti. Soprattutto per un musicista che interviene sulla musica proposta dagli DJ, inizialmente il suo ingresso è d'impatto. Se poi suoni continuamente, il suono del sax o delle percussioni, quello che è, finisce ad essere un elemento di contorno, come tanti altri, e non ha più quell'effetto di spiccare e di creare un momento di atmosfera o soprattutto di spettacolo, ma semplicemente diventa un elemento di contorno, come tutto il resto. Allora è bene strutturarsi nel corso della serata con degli interventi ben precisi. Poi prendersi le proprie pause e rientrare successivamente. Spesso uno all'inizio ha paura di o di non suonare abbastanza, oppure che non si conosca il proprio apporto se magari sta spesso fermo o fuori dalla scena. Invece è proprio esattamente il contrario. Pochi interventi ben mirati, in modo che quei minuti siano veramente efficaci e portino quel qualcosa in più alla serata. Non sei da solo su una base. Sta interagendo con un'altra persona, che è esattamente come un musicista. È come se un sassofonista durante un concerto dovesse suonare in tutti i pezzi dall'inizio alla fine. Sai, capisci bene che non ha molto senso. Esattamente così per quanto riguarda il DJ. Abbiamo suggerito ai DJ come fare in modo per agevolare il lavoro ai musicisti, però i musicisti devono metterci del loro. Prima di tutto, farsi una piccola cultura musicale, anche se c'è una serata tra 2 settimane. Ti prendi pochi album, quelli fondamentali, se si tratta di musica house, se si tratta dei successi del momento, se si tratta di un aperitivo dal lounge o così. Ti prendi qualche disco e te l'ascolti e senti quello che fanno gli altri strumenti, senti quello che fanno le melodie, cerchi di ricreare un po' quelle sonorità lì. Quindi, ricapitolo brevemente, farsi una cultura musicale, ascoltarsi un po' di cose utili alla tua serata, anche se non è il tuo genere, cercare di entrare nel genere. 2. Non suonare sempre, ma prendersi i propri spazi e essere molto efficaci in quei momenti lì. 3. Cercare di riportare alla mente durante la performance alcuni brani famosi di quello specifico genere. Per esempio, se sei un sassofonista e in una base, come dire, piatta, ci fai alcuni dei successi suonati o con il sax oppure delle melodie vocali fatte con il sax, è ganzo perché in qualche modo fa una sorta di mashup, oppure le persone apprezzano perché gli viene in mente un altro brano. E ovviamente bisogna conoscerli, però anche farsi dire i 3 o 4 brani che ci puoi inserire oppure essere bravo durante l'improvvisazione a metterceli fa la differenza. È lo stesso per un percussionista. Non ha la melodia a disposizione, ma il ritmo. Allora fai delle frasi ritmiche che sono associabili a qualche brano, sia da discoteca, tra virgolette, oppure di qualsiasi altro genere. Questo è il ganzo dell'interazione dal vivo. Fare dei mashup sul momento che possono essere efficaci e interessanti
nel corso della serata. E poi, ultimo ma assolutamente più importante, cercare di ascoltare il DJ. Magari non sei molto avvezzo a capire quando viene cambiato un disco oppure quando una canzone sta per succedere qualcosa, però è importante ascoltare l'altra persona con cui sei a fianco. Guardarsi anche, capire, dice guarda, ok, ti tengo in loop per un po', però ora cambio, ora ci metto qualche altra cosa. Capire quando c'è un momento di silenzio che magari può essere utile riempirlo e capire quando il brano è pieno, allora si può fare un passo indietro. Soprattutto durante la performance, di seguire quello che fa il DJ, che allo stesso tempo lui segue quello che fai te. Non pretendere di essere isolati e essere al centro dell'universo, eccetera, eccetera, ma giocare sia con la musica che con la persona che sta accanto e sta creando con te qualcosa di bello e particolare nel corso di una serata. Parleremo anche di come si può interagire tra DJ e musicisti in studio, ma è un argomento interessante da sviscerare in un altro video. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima.